bentrovati a Orto Foresta. È passato un po' di tempo dall'ultimo video tour, mi scuso per l'assenza. Purtroppo non è stato semplice perché c'erano tantissime altre cose che stavano accadendo qui, alcune delle quali probabilmente avrete intuito dai post che ho messo recentemente riguardanti i cambiamenti che ci sono stati qui a Orto Foresta. E non voglio parlarne troppo qui in questo video perché lo voglio mantenere focalizzato sull'aspetto agricolo, sull'aspetto culturale, però in breve semplicemente il team adesso sarà un pochino riorganizzato. Flavia non è più dei nostri e quindi vedrete, insomma non voglio anticipare neanche nulla, ci saranno dei cambiamenti anche nel modo in cui Orto Foresta sarà gestito dal punto di vista del personale, chiamiamolo così, fra virgolette. Però l'orto nel frattempo è cresciuto e abbiamo esteso le aree coltivate di molto. Siamo a quasi 3.500 metri quadri, se includiamo anche le aree che saranno dedicate a dei sovesci invernali. E niente, quindi c'è tanto in produzione, o quasi in produzione. Siamo un pochino in ritardo sull'autunnale, in realtà l'orto autunnale, le successioni autunnali sono tutte quante un pochino schiacciate sull'inverno perché abbiamo subito dei ritardi. E vi farò vedere comunque in campo fra un attimo. Il grande lavoro che è stato fatto da tutto il team, chiaramente Flavia che fino a pochissimo tempo fa ha messo anima e corpo in questo progetto e non sarebbe esistito se non fosse stato per lei, ma anche il resto del team. È stata una stagione ed è ancora una stagione davvero intensa e niente di quello che vedete sarebbe stato possibile senza un team affiatato che ha lavorato bene, con passione e anche con grande dedizione, con grande spirito di fatica. Quindi ringrazio le nostre woofer fantastiche Irini e Tessa che sono state qui tutta la stagione e anche il nostro tirocinante Matteo, è un volontario che ci ha dato una grandissima mano su scala settimanale, che è Jacopo. Quindi grazie a tutti e voglio ricordare, perché spesso in questo tipo di video, di canali, non si ricorda che c'è tanto lavoro dietro quello che si fa. Io ci metto la faccia e vi racconto le cose, però in realtà dietro quello che vedete, che io vi faccio vedere, c'è il lavoro di diverse persone quotidianamente, ora dopo ora, carriola dopo carriola, quindi è importante ricordarlo. E anche se tutte queste persone non appaiono spesso, questo non vuol dire che il loro lavoro non sia probabilmente molto più importante di quello che faccio io qua di fronte alla telecamera e anche dietro. E va bene, senza perdere altro tempo, ci tuffiamo nell'orto e vi faccio vedere come stanno procedendo le colture. Eccoci qua, allora inizio da questo angolo. In realtà è caldissimo ancora, siamo a ottobre ma sembra agosto, ci sono 30 gradi di giorno e è davvero una temperatura anche notturna non troppo bassa, anche se le temperature sono scese di notte. Indubbiamente siamo intorno dai 12 ai 16 gradi di notte. Ecco, qui vedete la fine delle nostre zucchine, ci sono le ultime che raccoglierò stasera per le cassette di CSA di domani, e l'inizio, diciamo, dei trapianti autunnali, dei trapianti in realtà, scusate, di brassicace veloci, anche se queste sono state piantate tardi, sono dei ravanelli da insalata che ho trapiantato invece che seminare. Vi chiederete perché, ma è per velocizzare tutto il processo e anche per riuscire a evitare perdite che sono state abbastanza ingenti dovute all'attacco dei colombi, dei piccioni e anche dei caprioli che sono entrati diverse volte sia di giorno che di notte. Quindi adesso abbiamo rafforzato un pochino le difese con la recinzione elettrica. Qui vedete i broccoli, che sono la prima successione di broccoli che ancora non è in produzione perché sono broccoli inglesi che producono tardo inverno e producono una profusione di broccoletti viola, quindi si chiama purple sprouting broccoli. Questi qui non sono ancora in produzione. Vedete che questa area qui, vi ricorderete dai video precedenti, era infestata dalla gramigna da colvolvolo, rimane ancora una criticità qui per quanto riguarda l'inerbimento, ma lo stiamo diciamo migliorando la situazione, la stiamo migliorando grazie a questi teli antialga. E qui potete vedere l'inizio di un altro approccio subito dopo il telo, che è quello di trapiantare in una pacciamatura profonda, pesante di paglia o di fieno, e questo dà i suoi risultati dopo che è stato fatto un occultamento. Qui siamo andati direttamente nel compost, però è stato fatto un diserbo sia con telo occultante e poi manuale diverse volte, sia prima che dopo il telo. Anche qui siamo venuti a capo della situazione, trapianti di ravanelli, anche qui, e questo è invece un ricaccio di cavolo riccio russo che vi consiglio davvero di considerare come coltura, perché ha resistito
benissimo all'estate, senza montare a fiore, anche durante proprio i 40 gradi che ci sono stati qui. La cimice lo attacca, però adesso che la cimice sta diminuendo, fa dei ricacci bellissimi. Quindi questo l'abbiamo raso al suolo, tagliato a terra ed è ripartito. Questo qua invece l'abbiamo semplicemente raccolto e potato. Le piante quindi sono molto più alte, anche un pochino più sofferenti. Farò un taglio basso qui, perché questa è una pianta che non subisce tantissimo il freddo, anche se non è resistente come il cavolo nero, il kale, quello riccio. Però il fatto che resista al caldo la rende una pianta davvero interessante per il clima italiano. File agroforestali. Vedete la prima con i carciofi che sono ripartiti, c'è qualche volontario qui, l'olmo che non avevamo piantato noi ma si è presentato da solo, davvero dei bellissimi carciofi, le cicorie che sono state messe come seconda placenta per l'autunno e per l'estate, qui abbiamo l'Eleagnus, scusate il rumore, questi sono gli ultrasuoni contro i piccioni, questo qui è il melograno e ci sono dei gelsi, vedete lì il gelso, il gelsetto, che sono piccoli, vanno ancora innestati. E niente, qui abbiamo diversi albicocchi. Gli albicocchi sono stati un po' sofferenti, alcuni sono stati attaccati dai caprioli. Vedete il defogliamento lì, anche qui. Però diciamo che si difendono e qualcuno è andato alla grande, guardate quello lì. Dobbiamo aprirli un pochino a vaso. Sono state fatte alcune patature d'allevamento. Devo dire abbastanza bene questo filare qui, anche se gli altri, alcuni sono ancora meglio. Qui vedete i broccoli, questo è un broccoli calabrese, natalino, la varietà, stanno producendo abbastanza bene. Hanno avuto un attacco di cavolaio, ho fatto un unico trattamento di Bacillus thuringiensis. Vedete qui una consociazione davvero spettacolare. Questo è un letto dedicato, adibito prevalentemente, quasi totalmente a, no, in realtà totalmente a tre file di cicoria Catalogna, no? Questa cicorietta molto buona. È stata tagliata a terra, e ci sono stati trapiantati i broccoli. Si è ripresentata per ben 3 o 4 volte, questo sarà il quarto taglio che faccio, e quindi nell'estate la usavo come pacciamatura per coprire le zone intorno ai broccoli che ancora non riuscivano ad ombreggiare tutto il letto, e adesso possiamo venderla di nuovo. Quindi una consociazione, diciamo, a staffetta. La cicoria produce prima, poi si trapianta il broccolo, la cicoria continua a produrre pacciamature e poi riproduce cicoria di nuovo, adesso che è più tenera e il clima è più favorevole. Questi sono i secondi ricacci dei broccoletti, vedete, la prima testa è stata tagliata lì in mezzo e adesso producono ancora. L'idea è appunto di portare questi broccoli durante tutto l'inverno a produrre tanti broccoletti. Qui ci sono le varie teste, adesso verranno messe nelle cassette di domani. Vi faccio vedere questo lato prima di muoverci. Qui abbiamo i trapianti autunnali di verza. Vedete l'attacco esagerato dei colombi. Vediamo come difenderci. Non è semplicissimo. Lì c'è un dissuasore a ultrasuoni, ma non è semplicissimo usare soltanto questa roba qui. Vedete che abbiamo messo, vedrete fra un attimo, abbiamo messo varie reti per proteggerci dai colombi. Finocchietti in questa zona qua molto pietrosa non stanno andando bene, però le puntarelle romane invece sì. Vedete qui le puntarelle e al lato l'indivia, indivia e finocchio, un'ottima consociazione. Lì le ultime zucchine, come vi dicevo prima. Andiamo avanti intanto, qui abbiamo altro esempio di placenta. Questo qui è spinacio neozelandese che si può perennializzare e anche questo fa un ottimo ground cover, fa un'ottima pacciamatura verde. Insieme alla bieta vedete che questi filari sono scevri, non scevri, ma hanno pochissimi infestanti perché appunto hanno avuto fagiolini come zootofissatore in estate, la bieta che è stata sfalciata numerose volte, almeno 4-5 volte, e poi va bene tutte quante le altre placente naturali come le piccole infestanti, ma vengono contenute dal fatto che abbiamo piantato noi delle piante che appartengono a quella fase della successione abbastanza primitiva. Ok, allora qui invece abbiamo le melanzane che hanno smesso di produrre per un po' a causa del caldo, adesso sono ripartite. Mi sono contento di averle lasciate, guardate che belle melanzanone. Adesso le andiamo a raccogliere per le cassette di domani. E qui sotto, non so se si vede, sono belle vigorose. Abbiamo dei ramanelli rosa, che sono con la carne rosa, la polpa rosa, e delle senapi ricce. Questo è un incrocio fra la senape e il kale, il cavolo riccio, che è molto saporito ma anche produttivo. Belle foglie larghe. Qui abbiamo dei pak choi, dei cavoli, delle specie di cavoli cinesi, anche se non si dovrebbero chiamare cavoli cinesi tecnicamente perché sono diversi dal cavolo cinese normale. Sono dei pak choi piccolini, ma questi producono molto in fretta, quindi anzi ne vado a seminare degli altri questa settimana.
che ci crediate o no, ancora tempo di semine per le asiatiche. Tutte le verdure asiatiche hanno un ciclo di vita molto breve, quindi riescono a produrre in brevissimo tempo. Qui abbiamo le rapette bianche giapponesi. Questo letto qui abbiamo tolto i fagioli, vedete, sono rimasti i salici. Ecco qui, che faranno da spallire naturale nel tempo. E in alcuni, ai lati di questi supporti, che adesso sono spogli, ci andiamo a mettere delle colture a foglia. Qui abbiamo gli ultimi, questi sono la prima successione di pomodori da fuori, diciamo così, che abbiamo piantato fuori esterni, e adesso stanno smettendo, hanno un pochino di peronospora, comunque sono molto stanche queste piante, ma vedete, farà un attimo i pomodorini invece, ecco, devo raccoglierli oggi, sto facendo durante questo tour la lista delle cose da fare. Questo è il prezzemolo, vedrete che l'ultima successione di pomodori invece sta andando benissimo. Questa è una successione tardiva di finocchi, anche qui il capriolo ha rallentato tutto, i finocchi lì non sono stati attaccati al capriolo, quindi non li abbiamo dovuti sostituire. E stanno infatti alla grande. Poi abbiamo le bietole, queste sono le bietole primaverili, no, estive, piantate in estate come esperimento, hanno sofferto molto, abbiamo sfalciate varie volte, abbiamo usato come pacciamatura le foglie più cattive, abbiamo venduto quelle vendibili, e adesso si stanno riprendendo, a parte un pochino di cercospora. Comunque ci sono delle belle foglie qui. Il cavolo nero, anche questo attaccato dalla cimice pesantemente, l'abbiamo tagliato a terra quasi, abbiamo fatto dei tagli molto estremi, guardate qua. Se si vede la capitozzatura, non so se si vede, ecco qui capitozzatura, e questi sono i ricacci laterali che diventano delle nuove piante. Questo allunga anche la vita, il ciclo di vita del cavolo nero. Adesso che la cimice è rallentata, quasi completamente andata, possiamo produrre da piante già grandi invece che far conto con quelle lì piccoline che abbiamo trapiantato da poco. Questo è il filare dei peschi con una bietola verde, un bietolino da supporto che sta alla grande, abbiamo sfalciato 5 volte, ancora produce biomassa, guardate qui. Quanta biomassa c'è, tutta prodotta in situ, in loco. La Gledizia trecantos, che fa da supporto alto, e dall'altro lato vedete che il supporto invece è la Paulownia. Qui intanto i lamponi si preparano all'anno prossimo. Ecco qui le Paulownie. Scusate la sovraesposizione, c'è davvero tanta luce, non ho un filtro per diminuire un po' la luminosità. Allora, questo è il pesco, vedete che li stiamo aprendo a vaso con dei cavi. Qua. E queste sono le paulonie che ho iniziato a spalcare, anche se un pochino presto, giusto durante un corso. Guardate qui, in 2 mesi, no, 3 mesi, quanta massa hanno messo, è davvero fenomenale. Ve lo faccio vedere, questo è lo livello spinoso qui nell'angolo, lo faccio vedere da questo lato, la luce è più favorevole alla telecamera. Guardate qui le paulonie e i peschi, questo è uno dei filari più promettenti dal punto di vista dei sistemi agroforestali. Qui abbiamo dei porri, classici porri che facciamo noi a gruppetti, producono porri più piccoli, ma ne producono molti di più, quindi come resa, vedete questa tuba selvatica come infestante, che è un po' fastidiosa, devo andare a togliere perché sennò questi semi si distribuiscono nel campo. Allora, poi vi faccio vedere qualche patata dolce. Queste patate dolci americane che hanno ricoperto tutto questo blocco che non è stato fertilizzato, è stato soltanto grelinettato, e poi ci abbiamo piantato delle talee di patata dolce. E queste talee sono state coperte di fieno, ma davvero poco, giusto per farle partire nel caldo. E niente, sono partite, hanno prodotto, e le patate dolci che sono venute fuori da qui sono davvero interessanti. Adesso non so se ho qualcosa da farvi vedere, perché le devo raccogliere. Eccole qua. Della pezzatura importante di queste patate dolci, la mia mano. Questa è quella a pasta arancione, ci sono quelle a pasta bianca anche, e le raccolgo anche per le cassette di oggi. Qua qualcosa sta morendo perché non gli arriva l'acqua, devo andare ad annaffiare a mano. Qui abbiamo cime di rapa e spinaci, senapi e spinaci, tantissimi spinaci stiamo trapiantando, perché è una pianta che resiste bene al freddo, quindi anche se arriva il freddo all'improvviso dovrebbe continuare a produrre e a crescere, anche se lentamente. Questo è un blocco pacciamato con cippato nei camminamenti e paglia nei letti. E quello che è stato seminato qui è praticamente sovescio invernale, tantissima veccia del pisello proteico, del favino. Qualcosa sta partendo, qualcosa aspetta di essere irrigato un pochino meglio dalla pioggia da noi. Vi ricordo che abbiamo irrigazione a pioggia qui ovunque, quindi dovrebbe essere tranquilla come
come cosa, cerchiamo di irrigare il meno possibile, però quando dobbiamo sostenere dei trapianti ci andiamo giù pesante per far partire tutto, soprattutto in questa fase qui, tanto sole, se le piante hanno acqua crescono davvero velocemente. Qui c'era tantissimo cavolo nero, come vedete è rimasto soltanto i porri perché i caprioli sono entrati e passano qui dal fiume, attraversano la recinzione che non è proprio fittissima qui e mangiano. Questi sono i trapianti di bietola di 2 o 3 settimane fa. Anche qui potete vedere il danno ingente del capriolo. Devo coprire queste qui con una rete perché sennò non rimane nulla. Guardate qui. E qui anche c'è un sacco di brassicace, ma non è rimasto praticamente niente. Perché il capriolo ha fatto man bassa. Devo irrigare fra l'altro questo lato perché stanno un pochino soffrendo. Vedete la pacciamatura di paglia riflette la luce del sole. In questa fase qui mantiene le radici fresche. Le foglie possono invece fare fotosintesi in abbondanza perché c'è sole e quindi è una situazione davvero ideale per la crescita delle piante. Temperature intorno ai 30 ma si abbassano nelle notte, quindi a parte le cose più estive come il pomodoro, il cetriolo, eccetera, quasi tutto il resto cresce alla grande. Questa è la parte del filare che sta attaccata dal capriolo, quindi quasi tutti i susini, gli alberi da frutto sono comunque in grande sofferenza. Guardate qui, non sono riuscito a ripartire dal taglio apicale che avevo fatto perché sono continuamente mangiati dal capriolo. I sambuchi stanno alla grande e la consolide è partita, vedete lì, consolide, produrranno tanta massa. Il pioppo bianco, a parte qualche smangiucchiamento, sta bene. Qui abbiamo il cavolo inglese perenne che va alla grande dopo che la cimice l'ha lasciato stare nelle ultime 2 settimane. Altri susini, insomma, vedete, ci sono piante che mancano perché sono state mangiate, però c'è anche tanta produzione. Vedremo come si evolverà l'anno prossimo. Guardate questo ciliegio, per esempio, come ha risposto bene, vegetando in altezza. Adesso lo dobbiamo aprire per rallentarne la crescita verticale. Questi sono porri, li avete visti prima, altre biete piantate in estate che stanno resistendo. E qui pomodori, l'ultima mandata di pomodori, vanno potati perché, come vedete, hanno avuto poco amore nell'ultimo periodo, però stanno continuando a produrre bene, a parte qualche ratto che fa qualche spuntino. Adesso vado a raccogliere i pomodorini per le cassette e qui sotto ci abbiamo messo delle lattughe per l'inverno. Questo canestrino non so come si chiama esattamente, si è sganciato, molto buono, molto morbido e molto saporito. E andiamo anche questo a mettere nelle cassette questa settimana. Potrebbe essere l'ultimo, la penultima mandata di pomodori di raccolto, sto parlando, e sicuramente l'ultima in termini di coltivazione. Guardate lì come stanno bene, sempre irrigati dall'alto, nonostante le notti fredde, pochissimo, pochissimo, pochissimi segni di malattie fungine. Soprattutto questi qui che sono più all'aperto, prendono il sole di sera e quindi riescono a ripulirsi, riasciugarsi dopo l'irrigazione. Ecco qui, pomodorini alla grande. Questo è un esperimento di pomodorini fatti a terra, ma chiaramente un bel po' di problemi. E questi sono cime di rapa. Sono le uniche sopravvissute all'attacco del capriolo da questo lato. Questo fila qui, che vedete con i cavoli, i cappucci, le verze, ha in mezzo gli eucalipti. Questa è una fila centrale del blocco, quindi diventerà una fila agroforestale negli anni. E quindi abbiamo un eucalipto, dove ci sono le canne ogni 2 metri, 2 metri e mezzo. E poi abbiamo cappuccio bianco e rosso, vedete lì il capriolo ha fatto irruzione. E questo lato qui praticamente è stato annientato. Le reti servono a proteggere sia dal capriolo che dai piccioni e fanno un buon bel lavoro anche se sono fastidiose, sia da vedere che da sollevare quando andiamo a raccogliere. Cicoria, barbabietole, andate belle barbabietole, piantate nel pieno dell'estate, quindi producono adesso. Questi sono 2 letti di carote che abbiamo riseminato 3 volte perché fra il caldo, fra insomma il terreno non ottimale. È molto sabbioso, ma anche si tende a scaldare in fretta. Non siamo riusciti a farle partire le prime 2 volte. Adesso vediamo, stanno partendo adesso. Questo è un blocco totalmente pacciamato con pollina, pellettata in realtà, quindi più una fertilizzazione di fondo che altro, e paglia. E qui andiamo a mettere gli agli e le cipolle. E qui da questo lato non si vedono bene, ma ci sono dei bellissimi radicchi che stanno crescendo. Vediamo se vi faccio vedere qualcosina. Sotto. Insomma, si vede qualcosa. Poi qui
Senti intanto il rumore del capriolo nel bosco. C'è qualche cavolo nero sopravvissuto grazie alla rete. Però non posso sollevare perché se mi metto a sollevare tutto poi. Ci vuole una vita e qui ci sono altre cime di lava che sono state trapiantate da poco per compensare gli attacchi, le perdite. Finocchi, lattughe e cavoli, anche qui i cavoli decimati, quindi andremo a ripiantarli. Qui non è rimasto praticamente nulla. Sentite forse dietro di me il rumore dei caprioli che camminano nel bosco. Lo sento molto forte dietro la mia testa. Qui abbiamo lattuga e cavolo nero. Cavolo nero ai lati, ogni 40 cm, e lattuga ogni 20 cm in mezzo. E qui c'erano le zucche e sono state sostituite da questi mini tunnel protettivi sempre per il piccione e il capriolo. Qui abbiamo ripuntato, fresato per fare una prima lavorazione, semplicemente per riuscire a seminarci un sovescio. Ups, diciamo certo. Idealmente non avremmo dovuto fresare ma pacciamare, ma qui non ho abbastanza pacciamatura, quindi l'idea è quella appunto di aver fatto una lavorazione molto molto superficiale per rompere il cotico erboso, per rompere diciamo il sodo, e adesso ci andiamo a seminare un sovescio. Da questo momento in poi non faremo mai più lavorazioni di quel tipo. Questo è il filare inglese, come lo chiamo io, c'è cioè dei ciliegi anche questi attaccati malamente, dei meli, dei peri, salice bianco e salice rosso. Diciamo sta riprendendo grazie anche a una pacciamatura di fieno che abbiamo fatto in extremis durante l'estate, e da questo lato mi è mancata un po' l'acqua e anche ci sono stati vari attacchi di caprioli. Guardate qua, se non copro non rimane nulla. Qui davvero questo letto è stato devastato. È proprio triste. È che queste piante sono anche costate un bel po', che ho dovuto comprarle, non sono state prodotte in semenzaio. Quindi le vado a coprire oggi perché sennò qui non mi rimane niente. Allora, questi invece coperti stanno bene, sono broccoli, anche queste piantine prese dal vivaio, in extremis, perché appunto avevamo quelle che avevamo trapiantato a partire dal semenzaio erano state mangiate dai caprioli e dai piccioni. Qui sotto il tessuto, un tessuto che abbiamo usato per mancanza di rete, adesso ho preso altro, anzi ringrazio Rocco che mi ha venduto i due rotoli. E qui abbiamo fagiolini e senapi. E anche un po' di infestanti, sta tutto abbastanza bene, e qualche cavolo, vedete là dietro, qualche brassicacea, stanno bene, anzi il tessuto non tessuto ha fatto partire i fagiolini con ancora più velocità. Qui abbiamo fagiolini con eucalipti e finocchi in mezzo, e lì stessa cosa, e lì abbiamo altri radicchi protetti dal capriolo. Questo è un letto di erbacce, praticamente adesso c'è della rucola, ma è partito un po' l'infestazione. È dovuta al compost che era pieno di semi. Questi sono dei radicchi molto tardivi, cioè sono stati piantati molto in ritardo, non so se produrranno mai delle belle teste, ma anche se sono piccole le possiamo usare in dei mix di insalata. Qui c'era la bietola, ma anche questa è sparita tra le fauci del capriolo, quindi questo è il mio lavoro di oggi, oltre alla raccolta, andare a ricoprire di rete tante cose. Ma avete visto il grosso? Come vedete c'è diversa roba che è stata danneggiata. Ora vi faccio vedere la serra. Qui intanto questa è la fila agroforestale che sta al margine del futuro, speriamo futuro, corridoio fungaia, che già abbiamo iniziato a pacciamare. L'idea è di avere appunto qui una fungaia con funghi sia prodotti dal cippato sotto, ma anche in dei tronchi che andremo a disporre in un telaio AX qui, poi lo vedrete. E quindi per mantenere permanentemente umido e ombreggiato, da un lato c'è il fiume con tutti questi alberi, ma qui dall'altro lato del corridoio abbiamo impiantato una linea forestale che aveva dei girasoli molto alti che adesso sono stati potati, e ci sono delle amorfe fruticose, insomma diverse altre perenni che andranno a coprire lo spazio, anche dei salici, eccetera. Andiamo a vedere la serra allora. Ed eccoci qui in serra, vedete due mondi che si incontrano. Gli ultimi pomodori, guardate qui belli in produzione, dal lato ombreggiato fra l'altro, e qui nel lato più assolato hanno bisogno di acqua. Anche queste ci sono un mix di cose, insalate, spinaci, rucola, ravanelli, e quando dico insalate intendo lattughe. E tutte piantate molto fitte perché è una successione, no? I ravanelli usciranno via prima, la rucola subito dopo e poi rimarranno gli spinaci e le lattughe. Adesso vado a irrigare tutto perché oggi ha fatto caldissimo, nonostante queste cose siano state irrigate quasi tutti i giorni, hanno bisogno di costante attenzione perché sono piantine piccole con le radici ancora poco profonde. Qui abbiamo il semenzaio che stiamo
cercando di gestire per i trapianti più tardivi. C'è tanta tanta roba ancora qui dentro che deve uscire, spinaci soprattutto, cime di rapa, cipolle, cipollotti, vete, insalate, ravanelli, questo adesso li vado a innaffiare anche questi qui. Qui abbiamo nel lato più ombreggiato di tutti i fagiolini che sono già in fioritura. Una mandata di fagiolini molto tardiva, piantati molto fitti come esperimento, e in mezzo vedete dei ravanelli che sono stati anch'essi trapiantati invece che seminati. Il basilico continua a produrre qui nel lato ombreggiato, e devo dire che, a parte la peronospora dei pomodori, che verranno fuori, questi pomodori verranno tolti la settimana entrante dopo la raccolta, diciamo che tutto procede abbastanza bene. Questo sarà convertito a altre verdure a foglia adesso in inverno. Considerate che questa sera è ombreggiata fino a tarda mattinata, quindi tutto cresce molto lentamente per l'inverno, però vedremo. L'idea è probabilmente di trasformarlo un pochino in uno spazio multifunzionale. Staremo a vedere. Eccomi qua, quindi spero che vi sia piaciuto il tour. È un periodo di transizione, è anche un periodo di difficoltà, perché ci sono davvero poche cose in produzione adesso. C'è tanta più richiesta di quella che riusciamo a soddisfare, anche dovuto al fatto che siamo un po' in ritardo, però ci sono anche tante cose che sono in una fase di sviluppo. Tanti lotti in più sono stati aperti, come vedrete dalle immagini dall'alto, e la situazione è promettente. Ci sono altri progetti per quanto riguarda la parte più in fondo del campo che non vi ho mostrato, dove verranno impiantate altre linee agroforestali, verranno fatti altri orti, altri blocchi di letti di ortaggi, quindi è tutto in progresso, tutto in divenire. Diciamo, l'estate è stata molto molto dura per vari motivi, molto calda, è stato molto difficile produrre piantine di qualità in semenzaio, e questo ha comportato anche dei ritardi nei trapianti. Siamo riusciti a integrare con qualcosa di trapiantato fine agosto, inizio settembre, però poi siamo stati attaccati, come vi ho detto, dai caprioli, dai colombi. E quindi adesso ci siamo ritrovati a fare un terzo trapianto molto tardivo per recuperare. E qualcosa ce la farà, qualcosa entrerà in produzione probabilmente troppo tardi, però nonostante ciò quelle zone, quei lotti sono stati preparati a dovizia, con pacciamatura, rilinettatura e lavorazioni non invasive, quindi ci aspettiamo una buona produzione nella prossima primavera. Allora, io intanto vi saluto, scusate che questo tour è stato un pochino più breve, ma c'è un po' meno da vedere e anche il tempo un pochino risicato. Vi ringrazio per l'attenzione e fatemi sapere se avete domande, proposte, su cose da farvi vedere nei prossimi video. Davvero tante idee per video da fare che non sono più riuscito a cui non sono più riuscito a stare appresso, però arriveranno con l'autunno, con l'inverno, con la primavera, con tutti i cambiamenti che vedrete qui a Ortoforesta. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!